Fonti interne alla coalizione dicono che l'incontro con la Meloni di venerdì è andato bene, è ancora intricato però il nodo della regola interna sul nome del futuro comandante. Nonostante Giorgia Meloni abbia sottolineato che le regole del gioco non si cambiano in corsa e che quindi dovrà essere rispettata quella che prevede che esprima il premier il primo partito della coalizione vincente, Berlusconi non sembrerebbe affatto convinto. Persone vicinissime all'ex cavaliere infatti riferiscono che Berlusconi sarebbe intenzionato ad indicare un esponente dei suoi come prossimo premier. Il leader di Forza Italia avrebbe confidato ad alcuni appartenenti alla sua stretta cerchia di amicizie che il nome più papabile per lui potrebbe essere quello di Antonio Tajani, già proposto come possibile candidato premier nel 2018. Una figura ideale per rassicurare gli ambienti internazionali che mal digerirebbero una possibile deriva sovranista e populista della coalizione a guida Meloni o anche dello stesso Salvini. Questo nonostante la leader di Fratelli d'Italia abbia già iniziato una personalissima controcampagna volta a dimostrare di poter governare grazie anche alla sua posizione fortemente atlantista e pro-Ucraina, ancor più marcata di quella dei suoi alleati. Intanto Berlusconi ha fatto la sua mossa tramite il Corriere della Sera, proponendo di far scegliere il prossimo premier a un'assemblea di parlamentari eletti. Sicuramente un modo per far pesare la forza di Forza Italia, Lega e centristi contro quella di Fratelli d'Italia, visto che è probabile che gli eletti assieme siano più numerosi di quelli della Meloni. Per la leader di Fratelli d'Italia, però, il discorso è irricevibile ed il nodo diventa sempre più stretto. Il criterio che si adotterà per distribuire i collegi uninominali e quindi di conseguenza gli eletti che si sommeranno a quelli della quota proporzionale sarà di vitale importanza per le sorti dell'alleanza. Nulla quindi è deciso e si prospettano giorni di tensione dalle parti del centrodestra.